Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi si continua con Assassin's Creed Mirage e nel precedente episodio abbiamo scoperto una nuova macchina che sta costruendo l'Ordine degli Antichi, che pare che sia una macchina che porta a una realtà impercettibile, una realtà nuova, porta quasi alla pazzia. E infatti ne dovremmo scoprire di più, ragazzi. Pare che adesso non abbiamo indizi per scoprire questa nuova macchina pericolosa. Comunque, io c'ho ancora da fare qualche indagine. Ho ancora da vedere questa ossessione di Nihal che mi ero completamente scordato, ragazzi. Se no, partivo da qua. Però, nel precedente episodio abbiamo lasciato irrisolto un caso, ovvero chi è stato a bruciare la Casa della Sapienza, i libri della Casa della Sapienza, scusate. In questo episodio lo scopriremo e vedremo di cosa si tratta questa ossessione di Nihal. E poi abbiamo ancora, ragazzi, da andare qua dalla nostra maestra. Abbiamo da fare ancora questo. Insomma, ragazzi, le cose da fare ce ne sono. Il gioco ti lascia abbastanza spazio. Voi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e lasciate mi piace se vi sta piacendo questa serie. E come sempre, lasciate qualche commento per darmi qualche spunto che poi mi servirà per la serie. Vi ricordo, ragazzi, che fra un po' inizieremo anche Spider-Man 2. Sono veramente in hype, ma veramente, veramente in hype. Infatti, questo è più intermezzo, questa serie. Meglio tenere gli occhi aperti. Ah, è zona vietata, giustamente. Va bene, entriamo da qui, ragazzi. Non ho giocato benissimo nel precedente episodio, quindi direi, ragazzi, di starci attento. Scopri per quale motivo il custode dei libri ha scritto il nome di questo luogo con il sangue. È vero, il custode dei libri, ragazzi, è morto. Controlla l'area. Visto un po'. E Hai rischiato molto, amico mio. no, Perdonami. che cazzo, poverino. Va bene, ragazzi, noi dobbiamo esplorare facendo molta molta attenzione. Fatto che non abbiamo un punto di riferimento. Prova ad andare sopra, ragazzi, io sto esplorando un po' a caso. Ok. Mi serviva fare così, ragazzi. Ah, ci sono dei forzieri speciali? Dove sta? Ah, sono questi probabilmente. Ok. Per adesso non vedo niente, ragazzi. Vediamo un po'. Visuale da sopra. Ok. Non lo so, raga. Io provo ad andare per i tetti. Che comunque. I libri ti daranno solo dolori, diceva mia madre, datti al concierge. C'è qualcuno qui dentro? Devo entrare qui dentro. Se solo l'avessi ascoltata, aveva ragione. Ok, devo cercare un'entrata qua, ragazzi. Ok, qua. Sì, esattamente qua devo andare. Allora, capiamo un attimo. Mo' gli strumenti, ragazzi, li devo usare bene perché, come detto, ho giocato un po' di. Oh cazzo, chi è che mi sta individuando? Chi, raga? Oddio, quelli dall'alto sono i più bastardi. Proviamo a fare così allora, raga. Ci sta una guardia all'ingresso, l'ho già vista. Ne abbiamo tre. Ora mi serviva la mia abilità speciale. Allora, vediamo un po' che riusciamo a fare. Magari lo riusciamo ad attirare qua.
Non abbassiamo la guardia. Cosa sta succedendo? Vieni, vieni, vieni qua tu. Ehi! Ok. Perfetto. Ehi, che Goku succede? Non lo sai. Dai, vieni qua. Ma chi? Ok. Sto venendo a controllare un altro. Dai, ci siamo quasi, raga. Siamo quasi. Però il corpo lo vede qua lui, no? Proviamo ad ammazzarlo col pugnale. Togliamo tutta la vita. Vabbè, lo assassiniamo direttamente. Ok, senza che chiama nessuno. Perfetto, raga. Mi serve una chiave. Ti pare, lo sapevo. Non è che ce l'aveva uno di queste guardie? Chiave, chiave, chiave. Non vedo nessuno in zona che ha la chiave. Perfetto. Ah, è là. Vorrei provare a forzeggiarlo, ragazzi, però è tosto. Attenzione! Preparate il prigioniero! Ordini di Zahra! Un prigioniero? Qui? Eh? Forse quella guardia ha la chiave. Ave pietà. Non fa un pasto decente da giorno. Abbiamo degli ordini. Nessuno entra dal prigioniero. No, oh, calma, calma, ragazzi. Insieme a dei calma, calma, calma. Io impazzirei. Ok. Cazzo, calma, calma. Lo so. Combattiamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Chi è che ha questa chiave? Quello più potente, insomma. Non mi hai fatto niente. Allora, questi li dobbiamo colpire alle gambe, mi sa, ragazzi. Uccidi, uccidi. Ok. Prendi la chiave. Ok. Buono, 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 raga. Oggi sto facendo un po' uso esagerato di pugnali. Però ci sta, dai, ci sta, ragazzi. Vai, sblocca. Cosa? Oh, sblocca. Basim. Non uccidetemi, vi prego, datemi più tempo. Io l'ho quasi decifrato. Non temete, non sono qui per uccidervi. Cosa state decifrando? Il libro? Ho detto che non potevo, che non conosco questa lingua, ma non mi ha dato scelta. Chi? Una donna di nome Zahra, una studiosa di qui. Cos'è questo libro? Come si chiama? So solamente che è scritto in un codice unico nel suo genere. Io ne ho visti a centinaia. Da come ne parla Zahra, è più un manufatto, una reliquia che un libro. Ho mentito sui miei progressi per non farmi uccidere. Non capisco una parola. Non so nemmeno se sia un linguaggio. Dove posso trovare Zahra? Non saprei. Potrebbe essere ovunque in città. Io voglio solo andarmene. D'accordo, fuggite prima che tornino le guardie. Greve, raga. Prima questo forziere. Infatti, stavo per dirlo. Comunque... prima il forziere, poi questa macchina pericolosa, mo' il libro che sembra una reliquia. Stiamo per unire i pezzi, raga. Chissà che cosa sta combinando l'ordine. Comunque sempre qualcosa di magico, ragazzi, secondo me. Alla mia Alzarik, demone viride, creatura d'oro. Del mio bacio di drago fa tesoro, attingo i versi di Arib, la poetessa, il tuo ordine e legge, mia principessa. Questa lettera nomina Arib. Arib. Una citazione casuale. Qualcosa di più sinistro. Qui sopra c'è qualcosa, ragazzi. Sì. Una lettera. Consegna dei libri. Perfetto. Questa lettera indica la posizione della tenuta di Zahra. Esatto. Ma è stata lei quindi a incendiare tutti quei libri? Forse per trovare quello che gli serviva. Ma perché incendiare gli altri? Cioè, non ha senso.
Ho tentato con tutte le lingue che conosco e ho attinto a tutte le mie conoscenze di traduttore, ma questo libro misterioso non ha intenzione di farsi tradurre. Che altro posso fare? Questo libro mi mette a disagio. Lo lascerò qui. Ma no, andrò, ma prendilo. Magari l'ordine conosce la lingua. L'ordine nel senso, ragazzi, gli occulti, avete capito? Vabbè, vediamo un po', ragazzi. Comunque noi siamo andati avanti con l'indagine, abbiamo scoperto chi è la studiosa che ha rapito un Hunain, madonna che nomi, ed è quella che ha incendiato tutto, penso. Va bene, andiamo, ragazzi, andiamo alla sua tenuta. Ah, fa parte dell'ordine, ma giustamente. Che domande. Dove sono le guardie? Ok, posso fuggire da là. Proviamo ad andarcene senza farci individuare per una volta, ragazzi. Se ce la facciamo, tanta roba, no? Ok. Perfetto, ragazzi. Ah, meno male. Allora, ragazzi, andiamo a questa tenuta. Vediamo un po'. Magari riusciamo a trovare pure questa Zara. Ci vediamo direttamente lì, penso. Non puoi stare qui. Calma, ragazzi. Ma non c'è nessuno. La mia occasione per setacciarla. C'è nessuno, insomma, raga. Uno di guardia. No, vabbè, due guardie. Setacciamola come deve, ragazzi. Ehi, mi hai sentito? Potrebbe celare degli indizi sull'ordine, potrebbe, speriamo. Non c'è praticamente nessuno, va bene, meno male. Però non vedo per adesso. Oh, c'è una finestra. Poccucci. Vabbè. Vai. C'è qualcosa qua? La chiave va sempre riportata nel deposito, non deve restare in giro. Poi qui abbiamo. Che cos'è? Armi di legno e fantocci d'addestramento. La nostra studiosa non impugna solo la penna. Che culo. Un altro libro di poesie di Arib. È molto popolare in certe cerchie. Arib, una poetessa dell'ordine? O una poeta? Arib sembra un nome da femmina. Ci capisco un cazzo. Zahra è certamente legata all'ordine, così come un certo Al-Rabisu. Al-Rabisu, infatti l'abbiamo letto prima. Futura nostra gloriosa opera verrà celebrata e la nostra superiorità sarà riconosciuta. Sì. Non ne so abbastanza. Okay. Sarà meglio tenermi pronto dall'alto. Zahra potrebbe essere di ritorno. Servi, voglio del succo di dattero con ghiaccio. E portatemi anche del pane al miele e delle melagrane. Un caffè, dai. E preparate i sali da bagno. Sono esausta. Poverina. Mi sta prendendo troppo sto gioco, raga. Ma che cos'è, un ventaglio quello? Ma perché? Il paradiso è dove vuoi trovarlo. E la morte la stai per cercare, mia cara. Sono più invogliata a ucciderti. Che gioca con il suo disco antico e i suoi inutili pazienti. Bah! Proprio così sai i dati. Le vere risposte dati? Sono nei libri. Sono sempre nei libri. Adios. Ehi! Là, ti pulirà.
credeva che quel libro potesse Adios, ragazzi. Hai capito? Oh yes, raga. Beh, è stato facile. Zahara credeva che quel libro potesse far funzionare la loro grande opera. Per fortuna Hunain non ha tradotto mezza parola. Oh, quindi sì, credeva fermamente in quel libro. Sì, certo. Dovrei tornare dal Rafik. Ah? Vabbè, indagine chiusa, ragazzi. Abbiamo scoperto chi ha incendiato lo studio e perché. E devo fare rapporto adesso. Ok, va bene. Basim, vieni qui sul tetto. Eh? Ah, sì. T'avevo visto. فلتصحبك السلامة في رحلتك. Basim. Sapevo che eri tu. Non sei solo ad avere un'ottima vista. Dimmi, Tabid, hai riempito le strade di occhi e di spie? È questa la vita del Rafik. Senza le mie conoscenze, dove saremmo ora? La conoscenza è uno strumento, un'arma. Può fare del bene o del male. L'ordine se ne serve per fare del male. Che cosa hai scoperto? La corruzione avvolge la casa della sapienza. Stanno usando un libro antico per costruire un oggetto maligno. Ho sentito delle voci su quel marchingegno blasfemo. Lo chiamano la grande opera. L'ordine fa esperimenti sulle persone. Mortali. Per ora li ho fermati. Ma c'è qualcuno di nome Al-Rabisu che trama nell'ombra alla casa della sapienza. Hai una vaga idea di chi possa essere Al-Rabisu? Ho dei sospetti sul gran sapiente, Fasil Fahim. Quel vecchio cadente. Gli indizi mi portano a crederlo. Potrebbe essere. Presto la Casa della Sapienza ospiterà un grande simposio. Un raduno informale di studiosi. Lezioni, banchetti e discussioni. Ci sarà anche la grande Arib. Va e scopri chi è questo Fasil. Ma trattieni la tua lama al simposio. Non è tempo di rivelare la nostra presenza. Ma se Fasil è colpevole ed è solo, allora dovrai colpire. Però devi esserne certo. Agirò solo se ne sarò certo. Cavolo, raga. Cavolo. La mente nell'ombra, Al-Rabisu. Vabbè, raga. Possiamo uccidere questo Al-Rabisu. Io avevo intenzione di andare da Nihal, però a questo punto, raga, è molto più importante uccidere Al-Rabisu, la mente nell'ombra. Va bene, raga, io direi di andare qua comunque. Andiamo alla Casa della Sapienza e andiamo ad assistere a questo simposio. Sì, raga, è molto più importante. Non me l'aspettavo, Nihal dovrà aspettare. E abbiamo anche una piuma per intingerla del sangue di questo Al-Rabisu. Va bene, ragazzi, andiamo, io sono pronto. Il simposio dovrebbe essere qui, con tutti i sapienti di Baghdad riuniti. Il simposio. Sì, molto filosofico come termine. Vabbè, il simposio di Platone, ragazzi. Opera famosissima. L'unica cosa che mi ricordo di filosofia, probabilmente, ragazzi. Quasi terrà il simposio, va bene. Speriamo che ci sia anche il nostro obiettivo. Perdonatemi. Sono qui per la lezione del Gran Sapiente. La lezione di Fasil Fahim sui remoti ascendenti dell'umanità
Nel frattempo, vi prego di assaporare qualcosa dal nostro vasto assortimento di gustosi manicaretti. Esatto, noi troviamo opportunità per... Dov'è Ariba, lasciarlo da solo. La dottore. Esatto. Che cosa ci fa? Hunain, siete tornato qui troppo presto. Lo so, tremo ancora, ma non potevo restare lontano dai libri. Suppongo che il dovere chiami anche voi. A presto. Ehi, nove dita! Sono qui! Che ci fa Niar qui? L'ho detto che ti avrei rivisto. L'hai detto? E cosa ti riporta qui? Voglio mostrarti qualcosa. Ah. Sta andando a cercare la poetessa. Questi barbogi della Casa della Sapienza raccolgono oggetti assai strani. Ci sono già stato qui, Nihal. È lo studio di Ahmad ibn Musa. Ci sei entrata di nascosto. Ahmad e i suoi fratelli sono in grado di progettare dispositivi fantastici. Ma non tutte le sue idee sono praticabili, temo. Non esserne tanto sicuro. Il mondo è pieno di sorprese. Ci siamo stati qua, raga. Cosa... Oh. Questo mi fa venire i brividi. Come se celasse un mistero cosmico. Tu hai letto troppi libri su stregoni e città perdute sepolte tra le dune. Anche tu dovresti. Forse esistono altri mondi, altre genti, lassù tra le stelle. Sciocchezze. Eh sì, sciocchezze. Tu sogni un djinn che ti attacca ogni volta. Scusami. Ti contraddici, Basim. Beh, qua non mi serve più niente, ragazzi. Non mi può servire niente. Ti fa pensare ai tuoi incubi? No. Mi fa pensare più al Bimaristan. O a uno schema per l'addestramento degli occulti. Ah, sì. Tutti i modi per uccidere in silenzio. E in fretta. Utile. Secondo me. Molto utile. Questo. Io questo l'ho già visto. È ciò che avevi intenzione di mostrarmi? Sì. Mi ricordava l'oggetto che abbiamo trovato al palazzo. Che cos'è? Un disegno in un antico libro. C'è qualcosa che mi stai nascondendo. È meglio che tu non sappia ciò che accade nei luoghi più segreti. Perché? Perché non lo sai neanche tu? Perché, come dice Derwish, a volte è meglio non conoscere le verità che si celano nei nostri doveri. La verità, Basim, è che hai già tutto qui, davanti a te. Ma ti rifiuti di guardare. Questo riguarda te. Ha sempre riguardato te, fin da quella notte. Io ho giurato, Nihal, di cambiare vita e di percorrere la via delle ombre. Allora forse un giorno troverai la luce. Ma fino ad allora, io ti seguirò sempre, ovunque tu vada, affinché tu non dimentichi ciò che sei. È una minaccia. Io non lo so. Che spettacolo, ragazzi, ci vede. Sembra che la lezione stia per iniziare. Si vede, ragazzi. Devo tornare dal servo cerimoniere. Si vede, ragazzi, che lei tiene tantissimo a Basim. Mamma mia. Che dolce però che è Anial. Vabbè, assistiamo a questa lezione così finalmente possiamo uccidere. Non avete idea di quanto ho esplorato qua, ragazzi. Sono state le ore. Perdonatemi, Fazil Fahim è pronto per la sua lezione? Prontissimo, entrate pure, vi prego.
Siate tutti benvenuti nella Casa della Sapienza, autentico centro culturale di Baghdad e del mondo intero. Io sono Fasil Fahim al-Kemsa, guida della Casa della Sapienza, saggio tra i saggi. Oggi vi sconvolgerò con quelle che vi parranno blasfemie oltraggiose. Non temete, brava gente. Nonostante la vecchiaia, ho una mente molto lucida. Oggi vi parlerò di misteri, di creature di un'epoca antidiluviana. Le antiche profezie non parlano forse di giganti vissuti prima del diluvio che rinnegarono Allah per adorare idoli pagani? Abbiano potuto costruire opere meravigliose andate perdute. Zahara e Hassan sono morti, uccisi dalla lama di un sicario. Sono morti? Saidi, vi esorto a mettervi al sicuro. Vi prego di scusarci, ma la lezione è conclusa. Vi invito a esplorare le molte sale della Casa della Sapienza. Fasil, tu che bruci libri sperando che il fumo nasconda i tuoi crimini. Quanta gente hai sacrificato per la tua sete di conoscenza? Quanta gente hai usato, distrutto e abbandonato in nome della scienza? Ora ti nascondi nella Casa della Sapienza, un luogo che hai corrotto. Ma io ti troverò e reclamerò giustizia per tutte le persone di cui hai abusato per la tua grande opera. Il capo dell'ordine ad Abbasiyya si fa chiamare Al-Rabbisu, un'antica parola mesopotamica che significa demone. E ora noto che si tratta di Fasil Fahim al-Kemsa, il grande sapiente della Casa della Sapienza, appunto. Le sue attività criminose e appropriazione indebita di tomi preziosi sulla conduzione di orribili esperimenti su soggetti umani mostrano a quale perversione possa condurre la conoscenza. Grande simpatia. Beh, assolutamente sì. È ora di assassinarlo. Allora, Fasil guida l'ordine ad Abbasiyya. Devo dargli la caccia. E dove è andato, raga? Cioè, insomma, qua. Vecchio Fasil. Dov'è? È sparito all'improvviso. Desidero protestare per la brevità della lezione. Non è stata affatto educativa. Avete visto il lampo interiore negli occhi del Gran Sapiente? Vecchio Fasil. È sparito all'improvviso. Tutti si fanno domande, ragazzi. Guardiano, fammi passare. Coloro che vennero prima sono? Ma di che stai parlando? Coloro che vennero prima sono? Tornerò un'altra volta. Ho perso il capolavoro di Fasil. Tutto a posto. Potrò usare le armi se necessario. Hai perso l'opera più importante del Gran Sapiente? Mi dispiace. Ero distratto dalla presenza della famosa poetessa Arib. Lascia perdere! Se non troviamo il libro di Fasil, siamo morti! Sembra l'inizio di una frase d'accesso. Vediamo un po', ragazzi. Finché non succede niente. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Allora. Sicuro dovrò restare qui. Ah, lo so. Per troppo tempo. Proviamo a fare così. Ok. Mamma mia, raga, mamma mia. A nord-ovest, qui dobbiamo, raga, dobbiamo... sblocchiamo questa. Era facile.
un tomo notevole, scritto da Fasil Fahim. Forse è il suo capolavoro. Si intitola «Coloro che vennero prima sono coloro che torneranno». Deve essere questo. Non avete idea di quanto è lungo della fase di esplorazione e tutto. Il che è bello, ma meno bello per io che sto facendo una serie. Guardiano, coloro che vennero prima sono... Coloro che coloro torneranno. Che torneranno. Corretto! Ingresso accordato! Potrò usare le armi se necessario. Pensate apposta, raga. Che cavolo, se non facciamo un po' di casino. Oh, chi è? Questo luogo è malsano. Puzza di marcio e di ferro. Non è che queste vesti potrebbero farmi avvicinare a Fasil. Posso travestirmi? No, vabbè, raga, cosa sta diventando? Cioè, che spettacolo. Che cosa hanno fatto a questa gente? No, gli esperimenti, le cose, guarda, questo non ci capisce più un cazzo. No, raga. A questo poveraccio non servirà più. Ora non dovrei dare nell'occhio. Così? Che figata così. Vabbè, basta che non facciamo movimenti strani, va bene ragazzi. Fatemi tornare. Il mio posto è là. Dov'è il mio mestiere? Non posso incontrare, se piatto sono sala. Mamma mia, raga. Qualcuno mi riporti a quel uomo di luce a parte. Qui sono tutte guardie. Il prossimo soggetto! Avanti! Un luogo di terrore. Ma la cosa più terrificante è che avevo già visto tutto. Non so come. Io osa ostacolare. Infatti, raga. I miei alleati uccisi. La mia lezione rovinata. Che oltraggio. Il responsabile deve essere un criminale esperto. Forse qualche fazione della città rotonda. O uno di quegli idioti invidiosi di Sciarchiglia. I mercenari non sono così raffinati. Non importa. Avremo compreso come funziona il meccanismo. Al-Bahamut mi loderà. Entra qui dentro. Tu sei nuovo, non è così? Perché non ti riconosco.
hanno promesso dell'oro quando ti sei offerto, vero? Non importa. Ciò a cui assisterai vale più di ogni ricchezza. Non avere paura. Hai paura? Ecco la mia grande opera. Io la chiamo Al-Ruh. Ti condurrà in un viaggio verso un altro mondo. Perché in questo mondo lasciatoci dai primi esistono tanti stolti, mi chiedo, e così pochi come me? La chiamiamo Casa della Sapienza, ma si fonda invece sull'insipienza. Poiché sotto la Casa della Sapienza giace l'antro dell'ignoranza, e su questi oscuri segreti erigiamo le nostre filosofie. Il fine più alto è la scienza. Il potere più grande è la conoscenza. No! No. E qual è? Giustizia. Forse il luogo è questo. Forse qui si trova la conoscenza assoluta. Non è come lo ricordavo. Oltre le porte. Sembrava più lucente. Ma alla fine non vediamo che l'oscurità. Ancora in questo posto c'è ancora il Djinn. Ecco. Devo andarmene da qui e tornare da David. Membro dell'ordine eliminato. Ora raga, lasciamo questo posto assolutamente. Ha dato 3 punti talento. Buono, buono, raga. Buono come il pane. Fammi prendere tutto, tanto non serve più. Gli inimmaginabili tutti i segreti d'alchimia a mia disposizione. Che bastardo, ragazzi. Quella gente che si offriva, poverina. Sorgerà dal caos la trappola è stata tesa. Al-Ba Hamut Ras Al-Faha. Raga, questo è il capo che gli ha scritto. Oh, 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 calmi, calmi tutti. Sì, 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 è lui. Fasil e l'ordine apprezzano le opere di Arib. La guida dell'ordine si fa chiamare Al-Ba Hamut. Non ci vuole. Non ci manca tanto, raga, per scoprirlo. Ci mancano giusto 2 indizi che penso che troveremo da qua. E abbiamo ancora Nihal. Raga, non ci manca tanto. Non so quanto dura effettivamente il gioco, eh? Basim ibn Ishaq. Come hai trovato questo posto? Facile. Ho seguito le tracce di sangue. Tu non dovresti essere qui. Parli mai con lui? A volte, sì. Ma lui non risponde. Io sì. Noi ci siamo allontanati da quel giorno. Ma ciò che abbiamo visto, là nel palazzo, questa luce, questi suoni, non puoi essertene dimenticato. Per me, Nihal,
Il passato resta nel passato. Così ieri sarebbe il passato. E questo tuo Jin, quest'ombra immonda che ti avvolge nelle sue spire, è svanita anch'essa nel passato? No, è ancora qui. A volte, persino di giorno, sento il suo respiro sul collo. L'incubo sconfina nel mondo reale. O forse ne ha sempre fatto parte. È una parte della tua realtà, Basim. Anche io sono parte della tua realtà. Del tuo passato. Dimmi, mi abbandonerai? Tra i ricordi sepolti nel buio? Non lo farò. Ora, se tu inventassi uno spazzapolvere meccanico... Basim! È fatta. E come sono andate le cose? Temo che questa storia dovrà aspettare. La conserverò per uno dei nostri falò. Hai agito bene, amico mio. Devo tornare al mio lavoro. Sai che mi annoio facilmente. Grazie per ciò che hai fatto, Basim. È la verità. Hai agito bene. Un'ultima cosa. Arib, lei era coinvolta? Non che io sappia, ma dobbiamo restare vigili. Siamo un novizio. Perfetto, ragazzi. Siamo saliti di rango. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Assassin's Creed Mirage, dove andremo ad approfondire questa benedetta, e finalmente lo andremo a approfondire, ossessione di Nihal, che riguarda il tesoro trovato che abbiamo scoperto al Palazzo d'Inverno. Un saluto a tutti. Alla prossima, ragazzi.